Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Ragazzi, oggi vi racconto le notizie più importanti del mondo della Formula 1 della quarta e ultima settimana di gennaio. E parto ragazzi con una notizia che, ragazzi, non lo so, ha stravolto il mondo della Formula 1. Perché? Perché Autobild ci dice, ragazzi, che la Ferrari ha problemi aerodinamici seri. Ragazzi, è finita. Se lo dice Autobild, raga... Allora, ha detto in parole testuali: la nuova macchina potrebbe avere un grave difetto nell'aerodinamica che né gli specialisti del simulatore né gli ingegneri della galleria del vento sono stati in grado di risolvere. Questo è quello che ci dicono loro. Comunque ragazzi, prima ci dicevano anche che la Ferrari del 2015 si avrebbe vista così. Alla fine non è capitato. Dopodiché ragazzi hanno detto, per esempio, che nel 2014 Fernando Alonso fa questa mossa di passarsi alla McLaren Honda, la Ferrari aveva istruito a loro, aveva dato delle istruzioni di parlare male di Fernando Alonso per questa mossa. Hanno scritto questo in un tweet e dopo l'hanno rimosso. Quindi ragazzi, insomma, quello che cerco da dire è che per ora sono tutti rumors. Come fai a sapere cosa sta lavorando la Ferrari? È impossibile, ragazzi, dobbiamo aspettare soltanto per quando questa Ferrari sia presentata. Dopo potremo magari con un po' di fortuna detrarre qualche conclusione dopo le prime giornate di test. Ma guardate se quello che dice Autobild, che ne so, come fai a sapere queste cose? Insomma, è molto relativo. Ma se volete più rumors, ragazzi, vi racconto che la Gazzetta ci dice che questa macchina avrà più carico, che avrà una power unit e delle sospensioni riprogettate. E anche dicono, ragazzi, che la Ferrari può portare due vetture diverse al test di Barcellona, ovvero una vettura A per fare tutto il settaggio e una vettura B che dopo dovrebbe avere il pacchetto aerodinamico più simile a quello che vedremo a Melbourne. Questo è magari probabile, infatti mi sembra che l'hanno fatto già l'anno scorso. Quindi ragazzi, soltanto rumors, non date tanta retta a questa cosa qua. Non è detto che la Ferrari vada a perdere o a vincere, perché non lo sa nessuno. Magari vince la Red Bull, magari vince la Ferrari, magari chi lo sa, anche la Force India. Va bene. Un'altra notizia, allora, parlo di Helmut Marko, perché Marko ha parlato di un sacco di cose, ragazzi, dovrei fare una rubrica a parte solo da Marko. Allora, prima cosa, Bernier. Ha detto, Bernier non avrebbe i requisiti necessari per la Formula 1, Jean-Éric Bernier. Ci vuole almeno un anno per abituarsi alle Pirelli, e questo di sicuro. Dopodiché ha detto che non esclude un scambio di piloti nel 2020 tra Red Bull e Toro Rosso o Alfa Tauri. Gasly dopodiché ha parlato di lui e ha detto che il suo cambio di stile di guida in Red Bull per emulare quello di Verstappen è stato un fallimento totale. E dopodiché ha detto che la super licenza si deve rivoluzionare. Questo siamo d'accordo. Ha detto che ad oggi è un sistema in cui ci sono dei piloti senza potenziale per la Formula 1 che possono correre nella Formula 1 e piloti con talento che invece non hanno i punti necessari per correre. Dopodiché un'altra notizia che riguarda Leclerc. Secondo Helmut Marko è il secondo pilota più talentuoso dietro Max Verstappen, di sicuro. Quindi questo. Un'altra notizia, ragazzi, riguarda la Ferrari. Perché? Perché ci sono delle accuse, ragazzi, della Ferrari, un marchio sessista, almeno ci dicono così, non lo so. Ma va bene, la Florsch, ragazzi, che è una pilota, si lamenta e dice che l'elezione di un pilota donna nella Ferrari Drivers Academy per ora è un'operazione di marketing, ovvero che hanno scelto queste ragazze o questa ragazza eventualmente per marketing e non per il talento vero. E questo magari è così, magari no, avevano scelto anche Stroll, quindi non lo so, sempre ci sono degli interessi, ragazzi, quando scelgono un pilota di sicuro ci sono degli interessi. Dopodiché invece ha parlato la Bond Muir, che è la delegata della V-Series, questa nuova serie dedicata 100% alle donne,
che ha difeso invece la Ferrari dicendo che la maggiore aspirazione di loro sarebbe quella di portare una donna alla Formula 1. Beh, dopodiché vi parlo di Mercedes, e se di Ferrari abbiamo sentito un sacco di rumors, anche di Mercedes, perché? Perché si parla di un rumors puntando a Russell come pilota del 2021, e ragazzi, ho sentito questo ed è un rumor molto ma molto intenso. E dopodiché si parla anche di Hamilton, che chiederebbe, ragazzi, 60 milioni di dollari all'anno, all'anno. Vi racconto che Verstappen non ne guadagna niente praticamente paragonato a lui. Mi sembra che erano 19 milioni all'anno Verstappen. E punta a un rinnovo fino al 2025 e ha detto che questo sarebbe stato, in teoria, quello che si dice, che quello sarebbe l'ultimo rinnovo, dopo Hamilton si ritirerebbe e diventerebbe a tutti gli effetti un ambasciatore del marchio Mercedes. Cosa ne penso io? Magari avrebbe una certa logica, non lo so, portare Russell alla Mercedes per mettere più pressione a Hamilton per firmare. Quello che penso io è che Hamilton non ha molte scelte, gli piaccia o meno. La realtà è che se va alla Red Bull, prima che la Red Bull non le pagherà a lui quello che vuole, non lo credo. Dopodiché Verstappen è tosto per lui, quindi ragazzi, è sempre tosto, non sono piloti scarsi. Dopodiché la Ferrari e anche Leclerc è molto tosto, ma li può pagare eventualmente il suo contratto, il suo ingaggio. Quindi non lo so, magari questo può capitare, magari no. Per ora, come ho detto, per me sono soltanto dei rumors. Invece, ragazzi, di quello che ha parlato Hamilton, e questo è una realtà, ha parlato del veganismo e ha detto che il veganismo mi aiuta. Ha detto che grazie al veganismo lui ha livelli di energia costanti invece di alti bassi come prima, e questo magari può essere una verità. Complimenti a Hamilton per cercare di migliorarsi ogni giorno, almeno su questo, ragazzi, una cosa che Hamilton è uno dei migliori. Dopodiché parlo di Wolff, perché Wolff ha parlato di Hamilton e del rinnovo del suo contratto, e ha detto che Hamilton è la priorità, ma ad ogni modo credo che fino a quando saremo in grado di progettare una monoposto veloce e un motore potente, potremo sempre avere la libertà di scegliere a chi affidare i volanti. E su questo non ci piove, questo è vero. Tu hai la macchina migliore, ragazzi, senza la macchina migliore sicuramente non vincerai mai. L'abbiamo visto con Alonso, l'abbiamo visto con Schumacher nel 2005, nel 96, quindi sempre così. Dopodiché, ragazzi, vi parlo di Bottas. In ottica Mercedes ha detto che con Hamilton c'è un rapporto in cui c'è pochissima tensione. E su questo non credo che ci piova molto, veramente sembra che non abbiano dei problemi, ma perché finora non hanno... entrambi non hanno lottato per le stesse cose. Dopodiché Ocon ha detto che con Mercedes ci rivedremo, e che non sono stato scelto in Mercedes perché sono giovane e ho tempo, almeno quella è la risposta che gli ha dato Toto Wolff. Non lo so, infatti. Vabbè, qui c'è un'altra notizia, ragazzi, questa ha confermato ufficialmente Tafin Renault, ragazzi, il nostro motore migliore di Mercedes, ragazzi, addirittura migliore di Mercedes. Honda ha un deficit di 15 o 20 kW. Oh mamma mia, raga. Dopodiché Ferrari e Mercedes hanno una differenza di 5 o 10 o 10 kW a favore o meno. Per me, ragazzi, questo non lo so, è una novità, perché da quanto ne sapevo io, la Renault era la seconda squadra più inaffidabile della stagione 2019, ma magari aveva tutta questa potenza, non lo so. Dopodiché, ragazzi, ha detto Tafin che la Ferrari che avevano seri dubbi sul motore Ferrari, ma non hanno chiesto nessun chiarimento alla FIA. Ragazzi, quello che penso io è questo: la Renault nella Formula 1, grande squadra, l'ammiro moltissimo, ma certe dichiarazioni di certe persone dentro Renault se le devono risparmiare, ragazzi, perché non ne stanno facendo un favore alla squadra. Dopodiché parliamo già della McLaren, che già sta provando la monoposto del 2021. Tra l'altro, ragazzi, monoposto 2020
che avrà un grande input di James Kay, quindi grandissimo ingegnere James Kay, vediamo un po' cosa combina per questa stagione. Dopodiché Barrichello, ragazzi, qui un'altra notizia scandalosa, o questa almeno che non lascerà nessuno indifferente. Hamilton ha un talento probabilmente ancora più grande di quello di Ayrton Senna e di Michael Schumacher. L'unica cosa che gli mancava era la maturità, ma ha fatto progressi che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Quello che ci dice Barrichello, cosa penso io? Ragazzi, tempi diversi, piloti diversi. Dopo vi farò vedere chi secondo me è il miglior pilota di tutti i tempi e perché lo vedrete dopo in un futuro video. Dopodiché, ragazzi, Pat Symonds ha detto: il regolamento 2021 non avrà lacune come quello del 2009. Si indaga tuttora su possibili scappatoie legali. Quindi, ragazzi, vediamo se questo accade o meno. Dopodiché Verstappen ha detto che con il sim racing mantengo i calli alle mani ed è un buon modo per tenersi allenati durante l'inverno. Ragazzi, sim racing è una disciplina vitale, ogni volta sarà di più, perché ogni volta si riuscirà a emulare meglio quello che accade nel mondo reale. I nuovi simulatori sono roba pazzesca. E non lo dico io, lo dice Max Verstappen, quindi credetemi. Dopodiché Raikkonen ha detto: il record di Barrichello di 323 GP, non sono emozionato, a me non mi dà nulla. Che grande Raikkonen, come sempre, che posso dire, unico. Dopodiché, ragazzi, va bene, finiamo con le notizie e vi racconto il calendario di presentazioni delle squadre. Allora, il 13 febbraio, presentazione della McLaren, il 19 la Haas e l'Alfa Romeo, 11 di febbraio la Ferrari, alle 6:30 del pomeriggio, il 12 la Red Bull, 12 la Renault, 14 la Mercedes, 17 sempre di febbraio Racing Point e Williams. I test di Barcellona sempre a febbraio, dal 19 al 21 e dopo dal 26 al 28. Beh, ragazzi, con questo concludo le notizie, ma vi racconto una cosa: sto lavorando ad un video che parla degli ascolti della Formula 1, perché già l'avevo detto prima che avrei voluto fare questo video, perché la Formula 1 racconta una cosa ma la realtà è un po' un'altra. Quindi questo video, ragazzi, se lo volete vedere, lo metterò sicuramente, lo posterò tra un paio di giorni. Beh, ragazzi, allora, questo è tutto riguardante il mondo della Formula 1, tante notizie questa settimana. Vi auguro come sempre a tutti voi una bellissima giornata, un saluto a tutti, ragazzi, e ci rivediamo sicuramente la prossima settimana.